Matematica con la storia. Trasformazione dei numeri periodici da decimali in frazioni. Contenuto interdisciplinare. Olimpia e la statua di Fidia. Guardate fuori alle mura di Atene, ci sono i seguenti appezzamenti di terreni coltivati: 2.1 terreni coltivati con i legumi, 2 terreni coltivati con i cereali, 3 terreni destinati alla coltivazione di alberi da frutta. E adesso capiremo perché ci sono questi terreni in evidenza, perché ci aiuteranno in sostanza a capire il meccanismo della trasformazione di un numero decimale in frazione e capire anche il senso e il perché dell'utilità di questa operazione in sostanza. Cioè, spesso, come abbiamo già detto più volte all'interno di questa tipologia di contenuti multimediali, molte persone si sono chieste almeno una volta nella vita che cosa serve la matematica. Questo tipo di contenuto cerca di far capire proprio questo. Quindi cerca di far capire l'importanza della matematica nella pratica quotidiana e nella vita. Quindi in sostanza il censore di Atene si è preoccupato di assegnare dei terreni, quindi i funzionari ateniesi si sono preoccupati di assegnare dei terreni agli aristocratici ateniesi. Vediamo praticamente che succede. Fidia, lo scultore di Pericle, ha appena ricevuto dal censore un documento da consegnare a Pericle. E Fidia dice che è l'artista, no? Dice: sono Fidia, artista, in questo caso il contabile di Pericle. Sì, lui è il mio artista, dice Pericle, ma oggi ci aiuterà con i conti. Dobbiamo risparmiare un po' di spese, con tutti i soldi che ho speso per rifare l'Acropoli di Atene. Perché dice questo Pericle? Quindi andiamo a fare un tuffo nella storia, quindi a confermare la concatenazione e l'aggancio esistente tra la matematica e la storia, quindi il contenuto interdisciplinare che ci aiuta a scoprire tanti elementi, non solo la matematica. In sostanza, il V secolo avanti Cristo per Atene e per le polis greche è stato un secolo molto intenso, molto forte di emozioni, sia insomma per un motivo che per un altro. In sostanza, però, l'inizio del V secolo avanti Cristo è un momento molto difficile per Atene e per le polis greche, che si trovano a dover fronteggiare i persiani nelle due guerre persiane, che verranno vinte dai greci, ma comunque sono guerre che lasciano degli strascichi molto pesanti anche per Atene stessa. Atene, infatti, ha subito dei danni gravi. La città è stata distrutta in alcune parti, soprattutto l'Acropoli, dai persiani, quindi da Serse, dal re dei persiani. Alla fine c'è stata la vittoria finale da parte dei greci, però comunque la città di Atene andava ricostruita, soprattutto, come abbiamo detto, l'Acropoli. E quindi Pericle, anche per acquisire sempre più consensi, si preoccupa di far ricostruire l'Acropoli e la farà ricostruire in maniera sontuosa, in maniera sfarzosa, in una maniera tale da poter trasmettere agli abitanti di Atene la magnificenza appunto della città. Quindi è anche un simbolo, sarà anche un simbolo questa Acropoli, perché appunto tramite questo complesso monumentale Atene vuole praticamente simboleggiare la potenza e la supremazia sulle altre polis. Quindi, sicuramente, come ritorniamo alla matematica, Pericle avrà speso diversi soldi, saranno stati spesi diversi soldi, risorse finanziarie, insomma, per costruire tutte queste strutture belle e splendenti che ancora oggi possiamo ammirare, possiamo ammirarne i resti. E il documento in questione, che dicevamo che ha con sé Fidia, riporta i coefficienti di ripartizione dei terreni disponibili relativi alle tre tipologie di coltivazioni, divisi per il numero di proprietari terrieri aristocratici della città coinvolti.
Ma per quale motivo Pericle dice che il documento è poco chiaro? Quindi Fidia arriva con questo documento, abbiamo detto, e Pericle in realtà già l'aveva intravisto questo documento, però lui dice, ma io l'ho visto in sostanza, qualche cosa l'avevo vista dal censore, però effettivamente ci sono dei dati che non mi sono tanto chiari ed aspettavo te per alcune delucidazioni. Quindi Fidia in questo caso si fa tutto fare, come abbiamo detto, perché insomma... bisogna risparmiare un po' di spese e quindi Fidia aiuterà appunto Pericle, che vuole avere delle delucidazioni a riguardo. Allora, vediamo qual è il dubbio di Pericle in sostanza. Questo documento riporta la ripartizione dei terreni disponibili elargiti agli aristocratici ateniesi in base alla tipologia di coltivazione alla quale essi sono destinati. E quindi ci sono tre colonne. In queste tre colonne abbiamo il tipo di terreno, cereali, legumi, frutta. Quantità di terreni disponibili, quindi ci sono 123 terreni dove vengono coltivati cereali, 111 terreni dove vengono coltivati legumi e 75 terreni dove vengono piantati alberi da frutta. Allora, c'è un dato ovviamente significativo, ma non basta, e cioè gli ettari ripartiti per ogni aristocratico. Quindi dal documento redatto dal censore risulta praticamente che ogni aristocratico ha preso 13,6 periodico ettari di terra destinata alla coltivazione dei cereali, poi 1,23 periodico ettari di terreni destinati ai legumi e 0,83 periodico di ettari destinati alla frutta. Il problema però è questo, che Pericle dice sì, va bene, l'hanno presi questi ettari, ma io voglio sapere quanti aristocratici hanno preso questi terreni destinati alla coltivazione dei cereali, quanti aristocratici hanno preso questi terreni destinati alla coltivazione dei legumi e quanti aristocratici hanno preso questi terreni, quindi questi 75 terreni, destinati alla coltivazione degli alberi da frutta. Quindi questo è un dato che manca. E infatti Fidia dice giustamente, nel documento manca il numero di aristocratici ai quali sono stati ripartiti i terreni. E qui ci viene in aiuto l'applicazione matematica relativa alla trasformazione dei numeri decimali in frazioni, perché la frazione ci consentirà di conoscere il dato che ci manca. E infatti Pericle dice, era proprio il dato che volevo consultare, calcolamelo e avrai una giusta ricompensa. Poi vedremo la ricompensa di Pericle, se accontenterà Fidia. E quindi, come puoi vedere, i tre coefficienti calcolati sono dei risultati che contengono numeri periodici, quindi un'altra cosa molto importante, e sono segnati da un trattino. Quindi c'è un trattino sopra il numero che è periodico. Significa che queste cifre si ripetono all'infinito e per non scrivere all'infinito un numero lo indichiamo con il trattino. Quindi vedete, ad esempio, 1,23 ettari, allora 1,2 non ci sono trattini, significa che ovviamente sia l'1 che il 2 non sono cifre periodiche. Il 3 invece, siccome che ha il trattino, è una cifra che si ripete all'infinito e per non star a scrivere all'infinito una cifra che non finiremmo mai, appunto, ci serviamo di questo simbolo che ci aiuta appunto a riconoscere un numero periodico da un numero che non è periodico. Allora, per conoscere il numero di aristocratici che ha partecipato alla ripartizione dei terreni, quindi cominciamo proprio la fase dei calcoli, abbiamo bisogno di effettuare la trasformazione dei numeri decimali in frazioni. Vediamo come si fa, Pericle, ci dice Fidia. Troviamo la frazione corrispondente alla ripartizione degli ettari di terreni coltivati in cereali. Allora, andiamo sulla tabella redatta dal censore. Quindi Fidia prende praticamente il coefficiente dalla tabella, quindi 13,6 ettari periodico. Poi uso il simbolo della frazione n fratto d, perché appunto dobbiamo calcolare questa frazione, dobbiamo appunto trasformare
il numero decimale in frazione, poi osservo il numero che è composto dalle cifre 1, 3 e 6 e le metto al numeratore, formando il numero 136. Quindi per adesso, in questo passaggio provvisorio, abbiamo 136 fratto D. Ora osservo di nuovo la cifra e aggiungo il segno meno e le due cifre che non sono periodiche, e cioè 1 e 3. Quindi farò 136 meno 13 fratto D. Ci manca ancora il denominatore, quindi non possiamo ancora eseguire l'operazione, ma stiamo costruendo passo passo la frazione che ha generato appunto questo numero decimale. 5, per il denominatore appunto, osservo le cifre dopo la virgola e vi è una cifra soltanto periodica, quindi il 6. Quindi al denominatore metto un solo 9, è la regola. Se ci fossero state due cifre diverse periodiche dopo la virgola, ad esempio 13,67, avrei messo due 9 al denominatore. Pertanto avremo 136 meno 13 fratto 9. Vedremo che questo 9 è un dato importantissimo, perché è il dato che stava cercando Pericle. Quindi 123 diviso 9 è la frazione che ha generato questo numero decimale. Quindi abbiamo trasformato il numero decimale 13,6 periodico ettari in frazione. Vediamo cosa significa. Da come quindi si può riscontrare dalla tabella osservata, caro Pericle, ci dice Fidia, 123 è proprio il numero di terreni nei quali si coltivano cereali, e grazie a questa trasformazione, Pericle, ora sai che questi 123 terreni sono stati suddivisi tra 9 aristocratici ateniesi, ognuno dei quali si è impossessato di 13,6 periodico ettari complessivi di terreni adibiti alla coltivazione dei cereali. Quindi questa trasformazione ci ha permesso di ricavare questo dato che è collocato al denominatore della frazione, e quindi Pericle adesso sa con certezza che questi terreni e questi ettari sono stati ripartiti tra 9 aristocratici. Quindi 123 è il numero di terreni fratto 9, che sono gli aristocratici che hanno partecipato al processo di ripartizione di questi terreni. Questo è il calcolo che ha fatto il censore, e questa è la frazione attraverso la quale Fidia è riuscito a risalire grazie alla trasformazione dei numeri decimali in frazioni. Più tardi cercheremo di capire perché Pericle giudica un po' anomalo questo dato, ma non c'entra niente ovviamente con l'esecuzione dell'operazione, che è corretta. È una considerazione che fa da politico, e poi capiremo il perché. Quindi vedete, ecco, compare l'aristocratico, che è uno insomma dei 9 che ha preso appunto la sua quota di terreni. E andiamo a vedere la stessa cosa dovremmo fare per i terreni coltivati in legumi. Tra l'altro, ecco, ci colleghiamo di nuovo con la storia, perché questa era un'operazione, credo, non troppo lontana dalla realtà, proprio perché gli aristocratici nell'antica Grecia erano dei proprietari terrieri e quindi avevano diritto a possedere dei terreni. Quindi l'applicazione pratica alla fine ha un risvolto nella realtà storica. Quindi vedete, l'intreccio tra la matematica e la storia è sempre costante nel contenuto multimediale. Ora troviamo la frazione corrispondente alla ripartizione degli ettari di terreni coltivati in legumi. Faremo la stessa cosa, soltanto con dati diversi, però mi è sembrato opportuno fare più di un caso, quindi sviluppare più di un caso, perché siccome che si utilizzano dei coefficienti diversi a seconda della composizione del numero, ovviamente è bene avere un quadro generale della situazione per non sbagliare poi negli esercizi. Quindi prima cosa, prendo il coefficiente dalla tabella 1,23 periodico. Poi uso il simbolo della frazione, quindi n fratto d,
3 osservo il numero che è composto dalle cifre, quindi 1, 2, 3, e le metto al numeratore formando il numero 123. Quindi ho 123 fratto d. Ora osservo di nuovo la cifra e aggiungo il segno meno e le due cifre che non sono periodiche, e cioè 1 e 2. Quindi farò 123 meno 12 fratto d. Infine, per il denominatore, osservo le cifre dopo la virgola. Una non è periodica, l'altra è periodica. Metto un 9 in riferimento alla cifra periodica e uno 0 in riferimento al 2 non periodico. Quindi vedete, cambia il meccanismo di sviluppo. Il meccanismo di sviluppo appunto della trasformazione. Io vi ho messo ogni volta già la frazione ultimata su ogni parte del contenuto, però vedete, grazie a questi passaggi siamo riusciti in sostanza a capire come è venuta fuori la frazione, e poi vabbè, vediamo cosa significa, lo vediamo tra poco. Quindi metto un 9 in riferimento alla cifra periodica e uno 0 in riferimento al 2 non periodico. Se ci fossero stati ad esempio 1,32 non periodici e non so 6 periodico, allora avremmo messo due zeri nel nostro calcolo. Ovviamente vi faccio un esempio, cioè per farvi capire. Quindi il numero che non è periodico va identificato in sede di trasformazione con lo 0, mentre il numero periodico va identificato sempre con il 9. Quindi se ci fossero stati due numeri periodici anziché l'altro non periodico, avremmo messo 99, e invece 90, in quanto il 2 non è un numero periodico. Avremo che 123 meno 13 fratto 90 sarà 111 novantesimi. Vediamo cosa significa in termini politici. Da come si può riscontrare dalla tabella osservata, caro Pericle, 111 è proprio il numero di terreni nei quali si coltivano legumi, e grazie a questa trasformazione, Pericle, ora sai che questi 111 terreni sono stati suddivisi tra 90 aristocratici ateniesi, ognuno dei quali si è impossessato di 1,23 periodico ettari complessivi di terreni adibiti alla coltivazione dei legumi. Quindi vedete, c'è sicuramente un'anomalia già, perché prima i terreni destinati alla coltivazione dei cereali se li sono ripartiti praticamente 9 aristocratici. Cosa strana, è un alimento più pregiato o comunque sia più ricercato. Quindi sicuramente Pericle si farà più di una domanda su questa cosa. Quindi non c'entra niente, ripeto, sullo sviluppo matematico, ovviamente, che è corretto, però vedremo che Pericle farà delle considerazioni, appunto, no? Quindi abbiamo che 111 è il numero dei terreni fratto 90, che sono gli aristocratici che hanno partecipato al processo di ripartizione dei terreni. E infatti, vedete, ovviamente viene una percentuale, una quota di ettari, una quota di valore corrispondente in ettari più bassa, no? Rispetto a quella destinata ai cereali, proprio perché adesso Pericle sa con certezza che c'è stato qualcosa di anomalo. Infine troviamo la frazione corrispondente alla ripartizione degli ettari di terreni dove ci sono gli alberi da frutta. 1, prendo il coefficiente dalla tabella, quindi 0,83 periodico. 2, uso il simbolo della frazione n fratto d, qui facciamo la stessa cosa praticamente, osservo il numero che è composto dalle cifre 0, 8 e 3 e metto al numeratore le cifre diverse da 0, ovviamente non potremo mettere lo 0, no? Formando il numero 83, 83 fratto d. Ora osservo di nuovo la cifra e aggiungo il segno meno e la cifra che non è periodica, e cioè 8, quindi 83 meno 8 fratto d. 5. Per il denominatore osservo le cifre dopo la virgola. Una non è periodica, l'altra è periodica.
metto un 9 in riferimento alla cifra periodica e uno 0 in riferimento al numero 8 non periodico. Quindi avremo 83 meno 8 fratto 90, appunto. Quindi questo 90 è risultato fuori dalla composizione e dal riferimento delle due cifre, quindi lo 0 in riferimento all'8 che non è periodico e il 9 che è riferimento invece al 3 periodico. Quindi il risultato è 75 novantesimi. Quindi 75 novantesimi che potremmo semplificare, però non lo semplifichiamo proprio perché comunque, visto che sappiamo che la quantità di terreni è 75, di terreni nei quali vengono piantati alberi da frutta, ci serve questo dato preciso, quindi lasceremo appunto 75 novantesimi. Ma volendo, visto che sappiamo come si esegue la semplificazione, avremmo potuto semplificare. Da come si può riscontrare dalla tabella osservata, quindi caro Pericle, ci dice Fidia, 75 è proprio il numero di terreni nei quali troviamo gli alberi da frutta, e grazie a questa trasformazione, Pericle, ora sai che questi 75 terreni sono stati suddivisi tra 90 aristocratici ateniesi, ognuno dei quali si è impossessato di 0,83 periodico ettari complessivi di terreni adibiti alla coltivazione degli alberi da frutta. Quindi 9 aristocratici si sono suddivisi 123 terreni dove si coltivano cereali, 99 aristocratici si sono divisi 111 terreni destinati alla coltivazione dei legumi, 90 aristocratici si sono divisi 75 terreni destinati alla coltivazione di alberi da frutta. Quindi 75, che è il numero di terreni, fratto 90, è ovviamente il calcolo che ha fatto il censore per stabilire l'equa ripartizione degli ettari da destinare a ciascun aristocratico coinvolto nel processo di ripartizione. E Fidia e Pericle quindi si recheranno adesso ad Olimpia, che è un luogo importante per tutte le città greche, dove si celebrano ogni 4 anni i giochi. Pericle fa questa osservazione che si ricollega a quello che abbiamo detto prima. Solo 9 aristocratici si sono spartiti i terreni dove si coltivano i cereali. Indagherò, perché è un dato anomalo. Ma intanto, Fidia, meriti un premio. Ti porterò a vedere i giochi di Olimpia. Quindi ecco il premio che Pericle aveva promesso a Fidia. Fidia dice: ti ringrazio, anche se un piccolo compenso per questa operazione non mi sarebbe dispiaciuto. E qui sì, insomma, è carino come spunto, perché poi vi fa capire anche magari i meccanismi legati alla corruzione nell'antichità. Magari, ecco, il censore avrà potuto ricevere dei soldi da qualche aristocratico che voleva avere più ettari di terreno dove si coltivano cereali. Quindi praticamente Pericle ovviamente nota ovviamente questo dato anomalo, e cioè 9, 99 e 90, quindi soltanto 9 aristocratici si sono suddivisi i terreni destinati alla coltivazione dei cereali. Ma questo è un altro discorso. Pericle ovviamente, da responsabile della sua città, da uomo più importante della città di Atene per la sua epoca, sicuramente avrà vissuto una serie di problematiche del genere legate appunto all'amministrazione della sua città. Quindi con questo abbiamo concluso la parte relativa alla matematica, ma adesso andiamoci a spostare ad Olimpia, vediamo che succede. Praticamente Pericle e Fidia vanno ad Olimpia, ecco, li vediamo tra il pubblico dei giochi, e Fidia inizia a pensare di restare ad Olimpia per un po' di tempo, no? E dice a Pericle: Pericle, questo posto mi ispira. Vediamo perché. Perché Fidia farà una cosa realmente accaduta poi nella realtà. E che cosa fa Fidia? Fidia, da grande artista qual è,
realizza una scultura di Zeus, destinata proprio al tempio di Zeus di Olimpia, che verrà considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. E infatti Pericle dice: complimenti Fidia, è proprio una meraviglia. E Fidia ringrazia il grande politico ateniese per questo complimento legato alla meravigliosa opera del grande artista e scultore greco. Ecco, spero che questo contenuto multimediale vi abbia aiutato a capire i punti focali che ci siamo prefissati di sviluppare, e cioè in particolare appunto la trasformazione dei numeri decimali in frazioni, grazie appunto a questo caso pratico. E inoltre spero che questo contenuto multimediale vi abbia aiutato anche a avere un quadro generale di quella che è la meravigliosa civiltà greca, di ciò che è stata appunto la Grecia, chi fu Pericle, chi fu Fidia e cosa fece Fidia tra le varie cose. Quindi tra le varie cose fece una grande scultura che si trovava all'interno del Partenone, Atena, e in più ha realizzato appunto questo meraviglioso capolavoro, lo Zeus di Fidia in avorio e oro, che è stato considerato appunto una delle sette meraviglie del mondo antico. Un caro saluto da Flipped Prof.